Siamo a Poggio al Cassone, la nostra azienda è sulla costa toscana che io e la mia famiglia coltiviamo con metodi biologici dagli anni 80. Sulla collina qua davanti c'era un bellissimo vigneto. Un giorno andai a vederlo e incontrai l'anziano vignaiolo che lo coltivava. Gli chiesi quali vitigni aveva piantato nel suo vigneto così bello e apparentemente anche molto antico. Lui mi disse che ce n'erano di tanti tipi. Allora gli chiesi qual era il suo preferito e lui mi disse il Grand Noir. Io non avevo mai sentito parlare di questo vitigno. Feci alcune ricerche e scoprì che si trattava di un antico clone francese selezionato dal gran professor Boucher nella sua tenuta della Calmette nel sud della Francia. Chiesi all'anziano vignaiolo che mi concedesse alcune marze e con l'aiuto di un amico viticoltore le innestai e le piantai nel mio vigneto sperimentale. Poi condussi per 10 anni una serie di ricerche con l'Università di Pisa e alla fine ottenni la reintroduzione di questo clone nell'elenco dei vitigni coltivabili in Toscana per la produzione di vino. Oggi, a Poggio al Cassone, abbiamo il più grande vigneto di Grand Noir al mondo. Quello che abbiamo imparato su questo bellissimo vitigno è a disposizione di tutti i colleghi viticoltori che vorranno di nuovo coltivarlo per ottenere un vino veramente unico e speciale.